Benvenuti su Viral News. Nel video di oggi vi parleremo della partita di Fiorenzo e di ciò che è clamorosamente successo durante la puntata. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Fiorenzo, originario di Trecase e rappresentante della Campania, ha partecipato a una delle ultime puntate di Affari Tuoi insieme a sua moglie Laura. La loro partita si svolge in modo equilibrato, con una selezione finale di 8 pacchi, divisi equamente tra rossi e blu, tra cui il premio massimo di 300.000 euro. Inaspettatamente, decidono di scambiare il loro pacco con quello della Basilicata, il numero 9, trovando al suo interno 10.000 euro. Amadeus ha riflettuto sulla possibilità che dopo il cambio, Fiorenzo potesse aver preso il pacco con i 300.000 euro, aumentando la tensione. Dopo aver rifiutato un'offerta iniziale di 25.000 euro dal dottore, la coppia ha continuato il gioco, scoprendo altri premi minori. Alla fine, ricevono un'offerta di 31.000 euro, che Fiorenzo accetta, rivelando: «Abbiamo diversi progetti in mente che vorremmo realizzare, personali ma anche legati al sociale. Voglio dirlo, io e mia moglie ci occupiamo dei pasti per i senza tetto di Napoli. Il mio sogno è di comprare una cucina per la mensa dei poveri. Ogni venerdì io e mia moglie andiamo a Napoli a cucinare per i senza tetto. Accetto i 31.000 euro, servono per comprare la cucina ma anche il lavandino e voglio metterci accanto la scritta Affari Tuoi». Al momento di scoprire il contenuto del loro pacco però, lo shock è generale quando si rivela che conteneva il premio massimo di 300.000 euro. Nonostante la scoperta, Fiorenzo rimane positivo, concludendo con queste parole: «Per me è comunque un lieto fine, perché a me i soldi non li hanno mai regalati». E tu cosa pensi di Fiorenzo? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.